Guardate bene questo quadro, c'è una mappa, c'è un CD, ci sono delle medicine. Alla fine di questa storia tutto vi sembrerà più chiaro. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi è un altro story time. Il primo che ho fatto riguardo a mia figlia che ha cambiato nome ha veramente avuto tantissimi riscontri, ve lo linko qui sotto. E quindi ho pensato di raccontarvi un'altra avventura del passato, abbastanza intensa questa volta perché vi parlo del giorno in cui ho rischiato di morire. Sia io che mio marito abbiamo rischiato di morire ed è stato un incidente assurdo. Ve lo racconto dall'inizio. Ci trovavamo a Cuba 4 anni fa, avevamo deciso di fare un viaggio, Cuba ci aveva sempre attirato tantissimo e abbiamo deciso di prendere i biglietti per un capodanno e di andare senza Viola, fortunatamente. Viola stava con mia mamma e noi siamo partiti per circa una settimana. Arriviamo a Cuba, il posto è molto bello, il paese è molto bello, anche se è molto povero, ma oggi non stiamo qui a discutere di Cuba. Arriviamo agli ultimi giorni della vacanza e noi avevamo affittato una macchina, quindi abbiamo fatto i primi giorni a L'Avana, poi ci siamo spostati verso l'entroterra e poi siamo risaliti verso le coste del nord, dove ci sono alcuni dei cayos, delle spiagge più belle. Uno dei cayos dove abbiamo deciso di fermarci qualche giorno si chiamava Cayo Guillermo. Finiamo questi giorni a Cayo Guillermo e prendiamo la macchina, che era una Kia Picanto, per tornare a L'Avana, dove ci aspettava il nostro volo di ritorno. E per tornare a L'Avana dovevamo attraversare questa città che si chiama Moron, che è, l'abbiamo scoperto dopo, una sorta di crocevia di tantissime linee ferroviarie che si snodano lì e che poi si dirigono dalle varie parti di Cuba. Era una mattina, aveva piovuto la notte, quindi la strada era ancora un po' umida. Siamo partiti presto per arrivare a L'Avana presto, erano circa le 8 di mattina, eravamo in macchina da un'ora e qualcosa. Era tutta aperta campagna, quindi avevamo queste strade, pochissima segnaletica, ai lati prato o collinette. E pochissima segnaletica significa anche che gli incroci ferroviari non erano segnalati in modo chiaro. C'era la croce, la classica croce dell'incrocio ferroviario, parecchie centinaia di metri prima delle rotaie del treno, ma poi le rotaie stesse del treno non erano segnalate, non c'era un cartello, guarda, stanno per iniziare le rotaie, e non c'era nemmeno la massicciata che c'è in Italia, sono proprio piatte a livello strada. Quindi stiamo andando con la nostra Kia Picanto, arriviamo vicino a uno di questi incroci, vediamo il cartello e registriamo che tra un po' ci sarà un incrocio ferroviario e stava guidando mio marito. A un certo punto io non ricordo esattamente com'era il panorama, mi ricordo solo che noi eravamo in questa strada dritta e alla sinistra c'era una curva e non si vedeva cosa c'era dietro questa curva. E noi proseguiamo, nel momento in cui stiamo per superare questa curva, da dietro la curva spunta il treno, un treno normale, proprio un grosso treno, parte merci, parte passeggeri. Si dirige a tutta velocità verso di noi e mio marito frena, ma siamo praticamente addosso alle rotaie. Lui cerca di mettere la retromarcia e non ci riesce. Quindi sta alcuni secondi fermo. Siamo alcuni secondi fermi con la macchina mentre arriva il treno e io vedo chiaramente la gente che si affaccia dal finestrino, ci vede e inizia a urlare. Questa gente che era una situazione surreale, cioè noi fermi sulla macchina e io con la netta sensazione siamo sulle rotaie, siamo almeno una parte della macchina è sulle rotaie. Perché non sta mettendo la retromarcia? Cosa sta succedendo? E mio marito non riesce a mettere la retromarcia. Dopo abbiamo scoperto che per fortuna non aveva provato o non era riuscito a mettere la retromarcia perché questa macchina aveva una di quelle retromarce che metti davanti e non dietro e quindi avrebbe rischiato di mettere invece della retromarcia una marcia e finire letteralmente sotto il treno. Il treno si avvicina sempre di più, vedo proprio la locomotiva che ci sovrasta e a un certo punto vedo soltanto il mondo che gira, mi sento come su quelle giostre
dove sei attaccato e ti sballottano di qua e di là, sai quando state sulle tazze che girano velocissimamente o su qualche giostra che gira la giostra e gira anche il tuo sedile, esattamente così. Sento questo colpo fortissimo, la macchina inizia a girare, inizia tutto a girare e io spero solo di non finire sotto il treno. Appena smette di girare il mondo, io sono seduta ancora sul sedile. Mi guardo sotto, ho ancora le gambe, ho ancora i piedi. Siamo fermi sul prato a qualche metro di distanza dalle rotaie e dal treno che nel frattempo si è fermato molto più avanti. E io inizio a piangere per lo spavento, per l'incredulità, per il non capire cosa è successo esattamente. E cerco di aprire lo sportello che non si apre. Realizzo che le mie gambe sono intere e inizio a spingere con i piedi, la portiera è incastrata, inizio a prenderla a calci finché non la apro. Esco dalla macchina e lo spettacolo che ho davanti, non lo dimenticherò mai, è lo spettacolo di una macchina a cui manca interamente la parte davanti. Quindi praticamente era rimasto intatto fino al cruscotto, fino a dove noi avevamo letteralmente i piedi. E dopo la macchina era stata tranciata di netto e c'è il motore per terra, quindi tutto il resto non c'è più, tutto il resto è sparso tra le rotaie e il resto. Ho paura di tutto in quel momento perché non so in che condizioni sono, mi fa male tutto, mi fa male la pancia, mi fa male il petto, mi fa male la testa, mi fa male il collo. In quel momento si fermano delle persone, dei cubani con le loro macchine, le loro Chevrolet giganti. Che avevano, mi ricordo, la musica a palla, ma una musica assurda. Immaginatevi la Macarena, non lo so, una cubana ma famosa. Tipo, facciamo finta che la Macarena, credo che fosse la Macarena o un'altra cosa. Comunque, una musica latina sudamericana di queste super allegre, super exciting, super yeah, baila, baila, e io mezza morta. E questi che mi vedono ci provano a soccorrere, comunque vengono vicino a noi per vedere cosa abbiamo e dicono, iniziano a dire "Hospital, hospital", cioè portatela all'ospedale, vi portiamo all'ospedale, andate all'ospedale. E io tipo "Sì, grazie, portatemi all'ospedale". E invece mio marito, che è un control freak, era lì a dire "Devo tirare fuori le valigie, devo tirare fuori il foglietto dell'assicurazione", cioè lui era ancora in modalità "Non è successo niente, vediamo di salvare il salvabile", mentre io ero assolutamente nel panico totale e anche molto dolorante. E comunque, questi cubani ci aiutano a prendere le valigie e a prendere i documenti e tutto quello che ci serviva. Io voglio solo andare all'ospedale a quel punto perché sto male. E ci caricano, ci aiutano proprio, mi prendono fisicamente in braccio e mi portano dentro la loro macchina, ancora con questa Macarena a palla. Io mi ricordo questo tragitto surreale in una macchina cubana con questi cubani che, cioè, per quanto ne so, avrebbero potuto fare qualsiasi cosa. Noi, le valigie nel bagagliaio, i nostri documenti in mano loro, io mezza morta e la Macarena bomba, cioè, boh, in quel momento pensavo proprio. La vita è ridicola, la vita è assurda. Arriviamo all'ospedale, che è un'altra delle parti interessanti. Arriviamo all'ospedale e cosa succede? La gente urla mentre ci porta dentro. "Se giocarono con il treno!" Che vuol dire? Si sono scontrati col treno. L'infermiera mi guarda, che sono praticamente sulle mie, sorretta, ma insomma sulle mie gambe intera, senza arti sanguinanti, senza pance perforate. Mi guarda e dice: "È un milagro, è un miracolo". E io lì veramente inizio a sentirmi super fortunata, anche se sono in quella condizione. E mi sento ancora più fortunata quando vedo l'ospedale, che come sapete Cuba è un paese molto povero, sono molto preparati i medici in media, ma non hanno le risorse, per cui è un ospedale dove non hanno i macchinari o se li hanno sono molto vecchi, non hanno il sapone per le sale operatorie, o meglio, hanno il sapone solo nelle sale operatorie. E adesso vi dico perché, cosa è successo. Arrivo, mi fanno sedere su una sedia a rotelle e mi portano in una stanza, mi iniziano a prendere i parametri vitali. Mi chiedono se ce la faccio ad andare in bagno e fare la pipì. Gli dico sì. Mi porta in un bagno chiuso a chiave, tra l'altro, quindi neanche pubblico, ma ragazzi, dire fatiscente è dire poco. E vicino a me, vicino al bagno, al water, c'è una montagna di carta, carta, tipo fotocopie, appallottolate, una montagna.
Io aspetto che mi portino una provetta e la ragazza, l'infermiera, cerca una provetta, non ha una provetta, prende una scatolina di medicinali, vuota i medicinali davanti ai miei occhi e mi dà quella per farci la pipì dentro. E io faccio la pipì dentro a questa scatolina, gliela ridò, anzi la chiamo perché sono ancora in bagno e le dico non c'è la carta e lei mi porta una fotocopia. Per questo al lato del water c'erano una montagna di fotocopie appallottolate. A quel punto gli chiedo se ha del sapone per lavarmi le mani e lei non ha il sapone. E ovviamente io non voglio che tutto questo sia un giudizio assolutamente, vi dico soltanto come sono andate le cose, anzi io sono molto grata dell'assistenza che mi hanno dato e dell'attenzione che mi hanno dato. L'unico sapone è in sala operatoria e quindi io entro in sala operatoria e mi lavo le mani col sapone dei lavandini della sala operatoria, quello per i medici, perché non c'era altro sapone. Vi dico anche che non siamo a L'Avana dove ci sono le cliniche internazionali, noi siamo a Moron, che è un paesino disperso nella campagna, quindi non è né una destinazione turistica né una grande città, è veramente un paesino. Io sono all'ospedale di Moron. Mi riporta in questa stanza che è una specie di stanza di triage, mi chiede di sdraiarmi. E queste lenzuola sono interamente macchiate di macchie scure, chiaramente sangue che non è stato lavato bene, qui non è. Sai, quando smacchi, cerchi di smacchiare il sangue, non riesci a smacchiarlo e gli chiedo se ha delle lenzuola pulite. E lei mi dice che queste sono pulite, sono state lavate. E io ho scattato due foto mentre stavo aspettando. Mi portano poi a fare una lastra, mi porta un ragazzo sulla sedia a rotelle. Sembra che guida un rally su quella sedia a rotelle, infatti ho detto, Dio, se c'ho la colonna vertebrale con qualche danno, questo mi dà il colpo di grazia. Arriviamo nella sala dove fanno le radiografie, apre la porta e c'è la signora delle radiografie che sta pranzando sul tavolo dove ti sdrai per fare la radiografia. E mi fanno la radiografia che poi dopo identificheranno come una radiografia a bassa risoluzione pixelata nell'ospedale dove andrò dopo. E mi dicono ok, non hai sanguinamenti interni. Io ho detto sì, ma io ho un grosso dolore, e ho un grosso dolore al collo. Io avevo già avuto altri piccoli incidenti, mi era capitato in Italia dove avevo avuto dei colpi di frusta e riconoscevo chiaramente che quello era l'inizio di un colpo di frusta e che sarebbe andato peggiorando nei giorni successivi. E non avevano un collare. Mi hanno ingessato il collo! Sembravo Willy il coyote. Cioè, avete presente i cartoni quando mettono i gessi intorno al collo? Io avevo un gesso intorno al collo e ho le prove, eccole. Tutto questo non è finito perché la notte, la sera ci dicono restate a Moron, questa sera non vi muovete perché se lei ha qualsiasi tipo di problema deve tornare subito all'ospedale. Troviamo una casa particolare, le case particolari sono delle specie di B&B, insomma le persone ti ospitano in una stanza a casa loro. Andiamo a dormire. Non vi dico cos'è provare ad addormentarsi col collo ingessato perché è una delle cose più scomode del mondo. La mattina intorno alle 4 e mezza, 5 di mattina iniziamo a sentire delle urla disperate, sembrano le urla di bambini che vengono scorticati, tipo così, proprio assurde, lancinanti. Ci svegliamo, apriamo la finestra, guardiamo sotto la finestra, c'erano i maiali, quindi praticamente eravamo sopra la porcilaia della signora. Fantastico. E torniamo a L'Avana con lui che guidava e veramente ragazzi è stato un viaggio della speranza. Sono tornata in Italia dove sono andata diretta all'ospedale per rifare ulteriori controlli perché continuavo a stare male, non mi fidavo al 100% chiaramente delle analisi molto frettolose che mi avevano fatto a Cuba e quindi questo è. Cosa ho imparato da questa cosa? Speravo che questo mi desse chissà che insegnamenti sulla vita, chissà che prospettiva sulla vita, e me l'ha data i primi mesi. E poi siamo esseri stupidi perché torniamo alle nostre convinzioni piccine, torniamo alle nostre beghe quotidiane senza vedere la big picture, senza renderci conto di quanto la vita sia fragile e di quanto la rischiamo ogni minuto. E però quando ripenso a quel viaggio, quando ripenso a quel momento, sì, sono molto grata di essere qui. E quando le cose vanno male, penso sempre, beh, hai ancora i piedi. Questa era la mappa che avevamo in macchina mentre stavamo guidando. Questo è Cayo Guillermo, da dove arrivavamo. Questo è Muron, dove abbiamo avuto l'incidente. Questo è il CD che stavamo ascoltando in macchina quando abbiamo avuto l'incidente, che ha continuato a suonare in macchina. Questa è la data, 5 gennaio 2013.
E queste sono le pasticche che mi avevano dato. Grazie di aver guardato questo video, se vi va iscrivetevi al mio canale, seguitemi anche sul mio blog macchiadavvero.it, sui miei social come macchiadavvero, e intanto aspetto i vostri commenti. Grazie di aver guardato questo video e alla prossima!